Ma gli ultimi sondaggi, se pensiamo a quello, credo, di Fratelli d'Italia o Forza Italia, non saprei dire, in cui ci davano il 46%, ignorando questa lista e l'altra lista dei riformisti, sono due liste che noi riteniamo molto forti e riteniamo che se fosse vero quel sondaggio avremmo già vinto e anche con un ottimo vantaggio. Io, al di là adesso dei dati che sono ancora fortemente incerti dei sondaggi, percepisco un entusiasmo crescente, un'adesione crescente al nostro programma, ai nostri progetti, ai nostri candidati. Una squadra formidabile che sta riscuotendo un consenso superiore alle più rosee aspettative. Quindi sono non solo estremamente fiducioso, ma sono, come dire, già pronto ad immaginare cosa bisognerà fare per il bene dell'Abruzzo. È una lista in cui è possibile trovare una grande sedimentazione di competenza, di esperienza, di capacità di lavorare per la cosa pubblica, per il bene comune. È una lista a cui attribuiamo un peso significativo nella coalizione per l'esperienza che porta, per la qualità dei candidati, per l'autorevolezza dei candidati e per tutto ciò che riusciremo poi a fare insieme. Io dico sempre che nella nostra coalizione l'elemento di forza è la pluralità, la ricchezza, l'essere una lista che offre diversi punti di vista, diverse prospettive. E credo che questo sia il punto di forza perché i problemi dell'Abruzzo sono estremamente complessi e c'è bisogno di questa ricchezza.